Siamo qua col sindaco Pisapia, siamo all'ultimo saluto a Nando. Lei Pisapia l'ha conosciuto, vuole ricordarci qualcosa? Sì, io l'ho conosciuto prima come avvocato, quindi parlando di diritto, poi improvvisamente ho scoperto che la sua passione era il diritto collegato con l'economia, un'economia avanzata, e mi ricordo che la prima riunione che abbiamo fatto insieme ad altri colleghi del circolo di Scipione mi aveva molto colpito, perché mi sembravano tante belle idee, ma mi sembrava impossibile che fossero realizzabili in questo mondo. Ma forse la speranza è sempre quella di credere in un futuro migliore per tutti, e quello che era bello è che lui era impegnato sia nei convegni sia nei dibattiti, ogni tanto riceveva un suo scritto, ma anche spesso mi capitava di incontrarlo in riunioni nella città, in piazza, e questo secondo me era la sua caratteristica: volare alto ma riuscire anche a essere sulla terra. Oggi non c'è più, ma lo ricorderemo. Ecco, mi fa piacere che ne conosca il pensiero anche così in economia di Nando. Che cosa ritiene più difficile da realizzare rispetto alle cose che Nando comunque insegnava, divulgava, comunicava? Io mi ricordo, perché chiaramente mi tocca direttamente in questo periodo, quando insieme ai suoi amici colleghi mi ha parlato della necessità dei risparmi che ci sarebbero stati con una banca comunale del comune. E a quel punto io sono rimasto molto colpito, mi sembrava un'utopia, bellissima utopia. Io ho parlato con alcune persone che avevano un ruolo in banche, e tutti dicevano: bella idea, ma non è il momento. Speriamo che arrivi il momento. Allora siamo qua con l'avvocato D'Altoso, che è stato un collega di Nando, che ha avuto l'opportunità di conoscerlo. Dal punto di vista amicale, dal punto di vista professionale e anche come economista, perché insieme a me ha partecipato allo studio sul bilancio degli enti locali. Io gli ho sempre fornito, diciamo, gli elementi normativi del testo unico degli enti locali. Ecco, di Nando io credo che in realtà che fosse un ottimo economista, e che in realtà l'Accademia Universitaria molto spesso non abbia o abbia sottovalutato il suo lavoro. Ricordo per esempio solo un passaggio dal punto di vista dei contenuti sulla questione degli interessi bancari, no? Lui si è sempre battuto strenuamente, anche perché sia dal punto di vista contrattuale che dal punto di vista giuridico ci sono delle anomalie fra il rapporto fra cittadini e istituti bancari. Ecco, il fatto che gli interessi bancari non possano essere controllati, diciamo, dallo Stato o comunque dagli enti locali o comunque da coloro che misurano la forza dell'economia pubblica, io trovo che sia veramente una questione importantissima, nel senso che voi sapete che l'interesse bancario oggi viene determinato dalle associazioni bancarie, e quindi questa possibilità di controllare anche gli interessi bancari con un ruolo del pubblico, attraverso anche la creazione, magari tramite la Cassa Depositi e Prestiti per esempio, che raccoglie più di 200 miliardi di risparmi, potrebbe essere utilizzato anche con queste finalità. E soprattutto, diciamo, la sua idea di combattere il neoliberismo nel suo aspetto delle disuguaglianze, con una seria lotta all'evasione fiscale e alla speculazione finanziaria. Ecco, tutti questi argomenti ovviamente avevano anche una conseguenza giuridica, per esempio per gli enti locali la possibilità che ci sarebbe di andare in deroga al patto di stabilità nonostante le sanzioni normative previste dall'ordinamento. Ecco, questi erano temi con i quali con Nando ci confrontavamo abitualmente. Ecco, prima abbiamo sentito, scusi, venga pure di qua, abbiamo sentito il sindaco che diceva che certe idee di Nando erano abbastanza irrealizzabili. Io non sono del tutto d'accordo, perché le idee di Nando sono chiare, in realtà ci vorrebbe una volontà politica, sì, che oggi non c'è. Quindi è solo una questione di volontà politica, non mi si venga a dire che sono irrealizzabili, perché non è assolutamente vero. Una parte delle idee di Nando secondo me sono realizzabili con la volontà politica. Con la volontà politica. Grazie avvocato, grazie. Siamo con Guido Viale, che ha avuto l'opportunità di conoscere Nando, mi pare che c'è stato anche un convegno all'Università, alla Facoltà, sì, di Scienze Politiche di Milano. Alcuni partecipava, alcuni li promuoveva direttamente, sì. Insomma, era sempre per discutere di questioni economiche di carattere molto generale. Io personalmente Nando l'ho conosciuto nel corso dell'ultimo anno, perché facevamo entrambi parte del comitato metropolitano per l'audit del bilancio del comune, e devo dire che lui era il personaggio, anche nella sua modestia e senza mettersi in luce, era il pilastro portante di questa organizzazione, per cui non sappiamo neanche bene come noi andremo avanti prossimamente senza di lui.
E poi era una persona straordinaria anche dal punto di vista umano. No? Posso farle una domanda, Viale? Qualcuno mi diceva prima che le idee di Nando erano sotto certi aspetti irrealizzabili. Io non sono del tutto d'accordo, perché è una questione di volontà politica. Lei come la vede? Io appartengo a quella categoria che produce e coltiva idee irrealizzabili, che secondo me sono molto più realistiche di quelle che corrono per la maggior. Da questo punto di vista qua Nando l'ha indovinata, cioè gli economisti, quelli realisti, dovrebbero vergognarsi di quello che fanno e che dicono, e quindi la verità è anche la strada per risolvere i nostri problemi, va cercata. Perché il problema è o Nando era troppo avanti o questi magari anche politici sono troppo indietro. Sì, non è di essere questione di essere avanti e indietro. Gli altri sono avanti su una strada e Nando era avanti su una strada completamente differente. Grazie, quindi sono incomparabili. Grazie Viale. Prego, grazie. Siamo con una persona che considero importante nella vita di Nando, insomma, perché gli è stata vicina in tante occasioni, ed è la signora Lorena. Lorena, lei chi è? Lorena Nicardi. Nicardi. Sono una pedagogista, ho conosciuto Nando grazie ad Alternativa Politica, il movimento politico culturale fondato da Giulietto Chiesa, in cui sono attiva da 3 anni. In questa occasione ho conosciuto Nando ed è stata veramente un'esperienza straordinaria, una fortuna di cui veramente ringrazio la sorte, perché Nando era una persona veramente straordinaria, sia sul piano umano che come ricercatore, come economista. Ci ha lasciato un'eredità enorme. Però volevo anche ringraziare lei, Menta, perché Nando per 30 anni ha cercato e ha trovato poco ascolto. Diciamo che le sue idee hanno cominciato a circolare alla grande, tante persone, migliaia di persone, hanno avuto accesso alle cose importantissime che lui aveva da dire grazie alle sue interviste. Certo, Nando aveva anche una capacità comunicativa, una chiarezza straordinaria, però aveva anche fatto dei filmati precedenti, delle lezioni, però le sue interviste, proprio per questo carattere immediato, questo carattere dialogico, questo essere nello stesso tempo molto rigorose, però immediatamente comprensibili a chiunque, ai non esperti, ai non addetti ai lavori, io credo che abbia veramente svolto un lavoro culturale, di diffusione, di importanza enorme. Quindi grazie a Nando, grazie per la sua eredità, ma grazie anche a tutti quelli, e mi ci metto anch'io come impegno personale, oggi che Nando non c'è più, a cercare veramente di diffondere queste cose e dare evidenza ancora a queste interviste bellissime che sarebbero da diffondere anche all'estero. Io vorrei proprio fare un appello, perché di mezzi ne abbiamo... Lo aveva fatto anche Nando, un appello. Cercasi volontari per sottotitolatura in inglese. Mentre in realtà io credo che per poter avere una diffusione globale che il discorso di Nando merita, non basta neanche una sottotitolatura, perché la gente non legge sottotitoli per 1 ora e mezza. Ci vorrebbe proprio una buona doppiatura molto professionale, certi che chi collaborerà a questo messaggio, che può essere l'apertura di tante porte verso un mondo migliore, verso un mondo futuro, passerà la storia di questo mondo futuro per cui stiamo tutti collaborando. Quindi io vorrei proprio invitare dei doppiatori a offrire la loro opera per legare il loro nome, il loro dono, la loro buona volontà, la loro professionalità a questo documento che farà grandissima strada. Grazie Lorena, voglio svelare a lei un segreto di quell'intervista. Noi ci siamo incontrati con Nando e io ho detto Nando, io non ho nessuna domanda, non mi piace preparare le domande, lui mi ha detto neanche a me, cominciamo a parlare e filmiamo tutto ciò che diciamo. Abbiamo qua il regista che è presente, che può testimoniare, ed è la freschezza e la genuinità il segreto di quell'intervista, è tutta là. Grazie Lorena, grazie infinite. Grazie ancora.